Bisogna sviluppare una pastorale familiare capace di accogliere, accompagnare, discernere e integrare ogni famiglia, che va trattata con molto rispetto e compassione, senza creare ghetti e dando spazio alla testimonianza degli anziani, perché tornino a sognare. È stato questo l'invito del Papa all'apertura del convegno della Diocesi di Roma nella Basilica di San Giovanni in Laterano sul tema La Letizia dell'Amore, il cammino delle famiglie a Roma, alla luce dell'esortazione apostolica Amoris Letizia di Papa Francesco. Nell'ampia relazione iniziale il Pontefice ha riletto la sua enciclica attraverso tre immagini bibliche, chiedendo di togliersi i sandali come Mosè davanti al rovetto ardente, per non abbandonare nessuno e andare a cercare le famiglie che non vengono in parrocchia. Quindi di non fare come il fariseo che ringrazia Dio per non essere come questo pubblicano e abbandonare le rigidità pastorali per avere invece compassione verso le persone fragili. E infine, come Gioele, lasciare che gli anziani facciano sogni profetici, non scartarli, per non perdere la ricchezza della loro saggezza. Con molta umiltà vogliamo avvicinarci a tutti i nostri fratelli per vivere la gioia dell'amore nella famiglia. Con tale fiducia rinunciamo ai recinti che ci permettono di mantenerci a distanza dal nodo del dramma umano, affinché accettiamo veramente di entrare in contatto con l'esistenza concreta degli altri e conosciamo la forza della tenerezza. Questo ci impone di sviluppare una pastorale familiare capace di accogliere, accompagnare, discernere e integrare.